prima ospite, pensate, dal 2004 che lei non mette piede a Domenica Inn. È una storia lunghissima che adesso noi vi racconteremo, perché tutto è partito proprio da una Domenica Inn di tanti anni fa. E da lì, ragazzi, è successo di tutto. E io voglio presentarvela con una musichetta che a me piace tanto. Loredana Lecisa! Questo è il ballo del qua qua e di un papero che sa fare solo qua qua qua, più qua qua qua. Mamma papero e papà con le mani fa qua qua e una piuma vola già di qua di là. Le ginocchia piatto un po', poi scodinzola così, batti forte le tue mani e fai qua qua. Con un salto vai più là, con le ali in bocca qua, ma che grande novità il qua qua qua. Tutto è cominciato a Domenica Inn. Allora, intanto grazie perché mi hai ricatapultata nella mia infanzia. Vero. E beh, questo ballo ricordava a me le mie scuole elementari. Quando tu eri proprio piccola e loro erano già grandicelli, sì, vero? Sì. Mi sono innamorata di Albano in un secondo momento, però allora apprezzavo queste canzoni, mi mettevano grande allegria, grande energia, quindi... È stato un omaggio a te, perché so che è una delle tue canzoni preferite. Non esattamente, no! Che ridete! No, forse i tuoi autori non ci hanno... Ma oggi ci divertiamo, Loredana, oggi... Forse i tuoi autori era la canzone preferita loro. No, non era esattamente una delle mie, però mi ricorda una pagina della mia infanzia e quindi mi è cara sicuramente, molto cara. Molto cara, perché tu hai cominciato ad occhiare Albano già da allora. Ero bimba, ero in fasce. Eri in fasce adesso. Allora, dammo, non esageriamo però. Cioè, passiamo che eri piccola, ma in fasce proprio, scherzo, dai. Scherzo, no, l'ho adocchiato in un secondo momento e devo dire, era un gran bel ragazzo, eh? Ah, quando l'ho adocchiato io era un gran bel ragazzo. Ho adocchiato bene? Hai scelto benissimo, ascolta. Poi lui follemente innamorato di te, questo lo sai? No, non me l'ha mai detto. E lui è stato sempre follemente innamorato di te. Ma non l'ho mai saputo. Ma perché non ti ha mai beccata in un periodo libero? Eravamo sempre molto impegnati tutti e due. Allora dai, partiamo così, con questo filmato proprio dedicato all'amore. Perché all'inizio, insomma, è stato molto difficile tutto, io poi l'ho vissuto in prima persona, certo. Tu lo sai, ma alla fine avevate ragione voi, perché come qualcuno ha detto, l'amore vince su tutto, non c'è niente da fare. Ecco qua il filmato che voglio dedicare a te, Loredana. Sai che non mi ricordo, che è successo? Nel 2001. Io spero che Loredana non sia in ascolto stasera. Ah sì? Ah, è successo quell'incontro lì. Nel tuo sorriso amo la luce. Andavo a scuola ad accompagnare mia figlia. Poi c'erano queste due ragazze, ma sembrava una. Allora, una era molto gentile, sempre. Mi dai l'indirizzo, oppure ti lascio il mio numero per un'intervista. Il giorno dopo, quando ritornavo, muso lungo come la proboscide di un elefante. È stato un approccio, diciamo, professionale. Gli ho chiesto di fare un'intervista per l'emittente televisiva per la quale lavoravo e devo dire, lui mi è sembrato abbastanza entusiasta. Questa intervista non si è mai fatta. Mai, tu non cambiare mai. Se avessi chiesto di fare due figli probabilmente non mi avrebbe richiamato. Ho capito che si trattava dei due gemelle e ho capito la differenza tra Loredana e Raffaella. Era Loredana che voleva un'intervista, era Loredana quella sempre più allegra, era Loredana quella... E ce n'era bisogno di un personaggio così nella mia vita. E meno male che è arrivato. Sempre ti amerò di più. Che bello. No, queste parole
mi riempiono di gioia, perché è molto bello il fatto che lui abbia detto, insomma, se è passato qualche anno, però che abbia detto che in quel momento c'era bisogno, insomma, di una presenza come la mia. Effettivamente veniva da una pagina molto triste della sua esistenza, perché insomma varie vicissitudini anche, insomma, giudiziarie, legali. Non quella... nominiamo perché ci querelano e non dobbiamo nominare niente perché... No, ma l'ex moglie... Ma di no, chi? No, non si nomina proprio, per adesso. Poi vediamo durante l'intervista cosa succede. No. Però preferisco non nominare Romina, perché Romina io ho ricevuto, posso dirlo pubblicamente... Siamo state diffidate da fare il nome di Romina, e per cui cercheremo di evitare questo. Vabbè, tranquilla, questo... Romina, e tanti auguri che è il tuo compleanno, cara. Vabbè, allora colgo... Intanto, insomma, sono mortificata per questo, mi dispiace, non volevo arrecarti, insomma, questo fastidio. No, non nessun fastidio. Però, insomma, allo stesso modo volevo dire che Albano usciva appunto da una pagina molto, e questa è cronaca, insomma, l'ha asserito, insomma, lui più volte, da una pagina molto triste, perché insomma c'erano state varie vicende giudiziarie che lo avevano visto coinvolto, molto pesanti, che gli hanno veramente, insomma, in quel momento è stato un momento difficile per Albano. Sono molto felice di questo contributo che avete mandato, perché se in qualche modo ho potuto apportare nella sua vita un po' di serenità, questo mi rende veramente, mi lusinga, mi rende felice. Ha portato molto di più, ecco, della serenità. Approfitto, parlavamo di compleanni, posso fare gli auguri anche a mio padre, oggi è il suo compleanno. Ah, pensavo Romina, anche tu. No, li faccio a mio padre, preferisco. Preferisco, senza nulla togliere a Romina, preferisco farli al mio papà. Allora anch'io. Mia sogra, gli auguri al papà di Loredana, tanti auguri con tutto l'amore Fulvio. E tutto l'affetto. Giulio? Fulvio. Fulvio, caro Fulvio, happy birthday. To you. Allora. Comunque è bello ritrovarsi qui, se posso, insomma, veramente era più di qualche anno, cioè saranno Sei stati scomparsa. Una ventina d'anni che non... Sei scomparsa tu. Sì, cioè. è stata una scelta, insomma... sono stata anche abbastanza bene, momenti, insomma, momenti tristi, momenti belli, insomma, alla fine è la vita. Sono felice di essere però oggi qui con voi, con te, e devo dire che c'è lo stesso calore che avevo lasciato qui 20 anni fa, 15 anni fa, l'ho ritrovato, ed è come, queste sono le magie, no, che avvengono, è come se fossi stata qui una settimana fa. Perché tutto parte... Allora, tutto cominciamo, tu hai detto 20 anni fa, e sono esattamente 20 anni fa. Io ti avevo vista con Raffaella in un programma di Carlo Conti che si chiamava I Raccomandati. Saluto Carlo, un abbraccione anche da parte di Carlo. E mi ero molto divertita a vedere questo balletto un po' così divertente ai Raccomandati. La settimana dopo qualche giorno, noi ci eravamo già conosciute, avevamo già fatto una chiacchierata, però la settimana dopo io cosa faccio? Invito te e tua sorella, quello teniamolo per dopo, Paolo, e ti invito a domenica in 2004, esattamente 18 anni fa. 18 anni fa. Nonna, quanto tempo. 18 anni fa, e guardate che succede. Nella puntata della scorsa settimana dei Raccomandati, Alfonso, abbiamo visto un balletto fatto dalle gemelle Lecciso, che qualcuno ha considerato un po' trash, che però ha fatto il picco d'ascolto. Noi abbiamo avuto la fortuna questa sera di avere con noi le nuove Kessler, e sono con noi vai. Le gemelle Lecciso! Vai! Perché un balletto di questo tipo raggiunge un ascolto così alto? Io confesso che è la prima volta che le vedo. Anch'io è la prima volta che le vedo. Però il problema... se non mi fa parlare, probabilmente lei non mi vedrà più. No, perché già non mi è piaciuto il suo... Loro hanno lavorato tutta la settimana con il nostro coreografo. Si sono impegnate e adesso sono qui. Hello boys. Vuole che gli
dica balla da cane, balla da cane, balla da cane. A me le Narcisse piacciono e non mi vergogno a dirlo minimamente. Non mi piacciono, non mi piacciono, non mi piacciono. Umpa! Però, guarda, guardando adesso queste immagini, devo farti complimenti perché... perché in qualche modo sei stata antesignana di quello che è stato poi un genere televisivo che ai tempi non esisteva, no? In fondo quel programma non è altro che un mix, cioè nel senso, chiaramente non l'hai fatto con quel desiderio, però è stata proprio la tua parte creativa. È un mix di quello che fanno adesso, che ne so, anche allo stesso Ballando, si preparano tutta la settimana per fare un'esibizione, persone che con l'arte della danza poco c'entrano. Tale e quale show, comunque ricostruiscono dei personaggi. Quindi devo dire, tu sei sempre stata lungimirante, sei stata sempre avanti rispetto a quello. Ma mi divertivi molto tu e Raffaella, Raffaella più quieta. Sì, ma mi divertiva molto la tua vispa follia e la tua vispa intelligenza, perché tu sei una ragazza molto intelligente che ha saputo gestirsi molto bene. Ma io credo che in quelle puntate, io credo che soprattutto in quella puntata, Loredana, parliamo del 2004, se non ci fosse stata la faccia disgustata, perché lui era veramente disgustato, il professor Zecchi, probabilmente tutto quello che è successo dopo non sarebbe accaduto. No. Perché secondo me il là proprio a dire non... la faccia disgustata è il termine esatto. Mentre Alfonso Signorini, che salutiamo anche Alfonso. E io adoro Alfonso. Che Alfonso invece ti ripeteva. Il professor Zecchi. Sì. Devo dire che in qualche maniera ha contribuito a far parlare delle sorelle Narciso, ma soprattutto di Loredana. E io oggi ho una sorpresa, la prima sorpresa per te. Indovina chi sta entrando. Facciamolo entrare a sorpresa, dai, lo vado a prendere. Zecchi! Siediti con noi. No. Dopo la da dedicare. Allora, siediti un attimo, stai con noi. Allora hai, ti sei rivisto? Io credo. Sì, mi sono rivisto. Sì. No, non è stato molto clemente con noi, però io credo che Stefano Zecchi in fondo avesse simpatia per noi, almeno noi per lui. È tanto vero che mi ha regalato un suo romanzo molto bello, si chiamava Amata per caso, che io ho letto, una storia meravigliosa di una ragazza indiana che io consiglio a tutti di leggere, che mi ha veramente dato l'opportunità di conoscere un mondo bello, nuovo, mi ha fatto sognare, quindi io sarò sempre grata al nostro Stefano. Sì, ma a parte Stefano questo, Zecchi. Senti Stefano, ti sei troppo in alto. È vero, sì. Amore, te lo abbasso perché te vedo lì come un... Perché lui ha paura... un fenicottero. Cioè, sentite. Ti cascarana ha messo alto. Sentite. Ma lui... Ecco, va bene così? Va bene. Ecco. Allora, rivedendo adesso quell'immagine, sinceramente, ti sei pentito? No. Come no? Ma no, non avrebbe un senso. Ma come hai detto che... Fammi sentire lui, Loredana, ti sei pentito? Lei mi anticipa, cioè è sempre una volta sopra l'altro. No, non mi sono pentito, anzi. No, però volevo rassicurare che anzi. Oggi non si parlerà. Anzi. A vederlo adesso è ancora peggio di prima. No, veramente. A vederla. Perché prima eri stata tu a prendermi di sorpresa. Io non mi hai fatto vedere sta roba qui e poi alla fine mi dici cosa ne pensi. E mi hai preso di sorpresa. Adesso che ho visto dietro il monitor, prima che... È veramente terribile.
Allora, un attimo. Cioè, parla una cattiveria del genere, io non l'avrei mai vista. Cioè, Ma parli del balletto? Ecco, questo volevo, Mara, volevo capire, si riferisce all'esibizione? Si riferisce all'esibizione. No, io mi parlo. Io invece non la trovo male per niente. Sempre dell'esibizione si riferisce. Pensavo che avessimo superato quell'impasse dell'esibizione, che avesse compreso bastava che non me la facesse di nuovo vedere. Quella è colpa di Ma io te lo rifaccio vedere, mi rimandate il filmato? Vedere, e vorrei l'inquadratura stretta al professor Zecchi. Roberto, rimandiamo il filmato, Mara, e rimaniamo su Zecchi. Aspetta, adesso te lo La scorsa settimana dei raccomandati, Alfonso, abbiamo visto un balletto fatto dalle gemelle Lecciso, che qualcuno ha considerato un po' trash, che però ha fatto il picco d'ascolto. Noi abbiamo avuto la fortuna questa sera di avere con noi le nuove Kessler, e sono con noi le gemelle Lecciso. Perché un balletto di questo tipo raggiunge un ascolto così alto? Io confesso che è la prima volta che le vedo. Anch'io è la prima volta che le vedo. Però il problema... se non mi fa parlare, probabilmente lei non mi vedrà più. No, perché già non mi è piaciuto il suo... Loro hanno lavorato tutta la settimana con il nostro coreografo. Si sono impegnate e adesso sono qui. Hello boys. Vuole che glielo dica? Balla da cane, balla da cane, balla da cane. A me le Lecciso piacciono e non mi vergogno a dirlo minimamente. Non mi piacciono, non mi piacciono, non mi piacciono. Loredana, ti puoi vendicare? No, io non posso vendicarmi, sai perché? Perché effettivamente lui... ci si può vendicare? No. Dovrebbe dire che è una bella roba. Ma no, cioè, deve essere sincera. Dica. Allora, le pare di aver ballato bene? Io, conosco... Rispondo. No, ma mica era un... Lei che è un docente universitario. Ecco, appunto, faccia il mio mestiere. Risponda, allora, signorina. Lo sa che mia sorella... Comunque lei ci è stato molto utile, perché mia sorella la sua tesi di laurea l'ha discussa col suo docente, che ha il suo stesso insegnamento, oltretutto prendendo 110 lode, parlando anche del trash televisivo. Madonna, anche l'università. Quindi, hanno rovinato anche l'università. No, hanno rovinato. Sono una calamità naturale. È una roba terribile. Questo non glielo consento in nome dell'Università del Salento, perché non vorrei poi che ci fossero altri problemi giudiziari. Già ne abbiamo troppi. No, professor Zecchi, la prego, questo lo ritratti in nome dei suoi colleghi. Ritratta. La prego, questo lo ritratti immediatamente. Non so neanche a sentire cosa hai detto, però ritratta comunque. Metteva in discussione, insomma, l'Università del Salento, che... No, messo in discussione. Lei l'ha fatto, l'ha fatto. Mamma mia, ma continua sempre a parlare. Però posso dire, con l'età lei non mi è migliorato. È da 18 anni che continua a parlare. Ma lei con l'età non mi è migliorato. Ma perché mi ha fatto quella dedica bellissima sul libro, se è questo che pensa di me? Perché speravo che cambiasse. Allora, regala il libro. Regala il libro, che devo andare avanti con l'intervista. No, aspetta, faccio la dedica. Però posso dirlo, adesso voglio spogliare il professor Zecchi. Mi ha regalato un libro, mi ha scritto una dedica meravigliosa. Io lo conservo... Veramente, adesso no, la sta rettifica. Cosa sta scrivendo? Allora, ad alta voce, però. Loredana, adesso deve scrivere una cattiveria perché siamo in diretta. Non credo. Ma l'altra era molto. No? Senti, però, guarda, mentre tu scrivi, io farei entrare il povero Antonio, che ha speso ore e ore e ore di lezioni e di insegnamento, il coreografo di questi balletti, Antonio! Fare solo qua qua qua, più qua qua qua, forza tutti qui con me, a braccetto 3x3, attenzione, si farà un gran qua qua. Ciao Antonio, come state? Buono? Bene? Tutto bene? Bene. Prego, accomodi. E Zecchi, vedi il coreografo? Buonasera. C'è un responsabile anche in quei balletti, infatti,
Zetti, sì, vabbè, la dedica, ma, condividiamola col coreografo. Non è colpa sua. No, è lui che ha insegnato, è anche colpa sua. È anche, no. E invece Antonio, mi vuoi parlare tu invece delle... Intanto credo che si veda tutte le prese che faceva Loredana insieme a Raffaella, che saluto, che erano prese molto molto importanti e anche rischiose, ma si facevano soprattutto perché loro mi stimolavano a fare, visto che avevano già preparato in passato uno studio del genere, quindi tutto ottimista. Questo no. Ottimista. Comunque no. Da quel momento lì, ragazzi, esplode Loredana Lecciso. Grazie a me. Grazie a te. Ma vediamolo insieme. Ma sai perché grazie a me? Sì. Perché alla fine la verità cammina. Ma gli hai portato fortuna. Certo, e viene. Però dopo vent'anni siamo ancora qui, anche Zecchi. È vero, è vero. Quindi Zecchi in qualche modo è affezionato. Posso mandare il filmato? Cioè ci rivediamo fra 18 anni. Okay. Roberto, mandi il filmato. Don Antonio, questo momento l'ho inventato io e lo voglio dedicare a te. Ah, le sì. Gemelle Lecciso. Parliamo di televisione e del sempre più forte fenomeno Lecciso. La compagna del cantante pugliese, con i suoi atteggiamenti e le sue dichiarazioni, ha creato un vero caso mediatico. Mi spiega perché è nato il caso Lecciso? Beh. È arrivato anche Ballarò, ma insomma, ho sentito chiamava verissimo, è venuto TG1, insomma, ormai... Siete in tanti. La crisi della coppia ieri è andata in onda contemporaneamente nei programmi di Rai 1 e Canale 5. In un duello a distanza il cantante manda a dire alla compagna: sei bella, ma non ti basta mostrarti allo specchio di casa nostra? Questo weekend scorso, con chi sei stata a passare il tuo tempo? Con Albano e i bambini. E abbiamo seguito Mara! È stato un marito e un padre affettuoso, sicuro, ma un marito affettuoso? Sì, molto. Mara, posso solo un istante? Nella dedica, a parte i disastri estetici, eccetera, eccetera, balletti, però il finale è molto bello, voglio ringraziare il professor Zecchi, che continui a vivere nell'amore. Credo che augurio più bello non ci possa essere. È vero. E quindi... C'era una premessa... Ma è un libro che parla d'amore, questo? È un libro che cerca di far capire che cos'è l'amore e come noi attraverso l'amore conosciamo il senso della nostra vita. Allora, siccome la parola amore è molto semplice, però ha dei significati così contraddittori, perché nell'amore c'è il desiderio di dare, ma anche la voglia di prendere, c'è l'avidità e la generosità. Ecco, io ho cercato di... Ma è l'amore in generale o è l'amore tra uomo e donna? No, è l'amore in generale, poi l'amore tra uomo e donna, se ci si deve sposare per amore o no, oppure... meglio non pensare all'amore quando ci si sposa. Ho fatto un discorso sui diversi modi di vivere l'amore, quello passionale, quello romantico, sentimentale e gli amori sbagliati, anche quelli. E poi le parole. Mara, dell'amore. Lo leggerò e ci vedremo qui tra 18 anni. Sì, senz'altro. Io non credo che sarò ancora qua tra 18 anni. Però mi sembra il libro giusto, il momento giusto. Da Devo dire, sì, l'amore è sempre ecco, attuale. L'amore tra Loredana ed Albano, come lo definisci tu? Beh, io non mi permetto di entrare in questa storia qua, no, per l'amor di Dio. Ma com'è storia importante, però, 21 anni, professore. Ecco, però può essere stato un grande amore passionale, dove si sono superati gli ostacoli, non si è voluto tener conto delle limitazioni che c'erano. Poi però forse si è capito che era un amore sbagliato. Siamo ancora insieme. Siamo ancora insieme, professore. Professor Zecchi, siamo ancora insieme. Ma potrebbe anche sono ancora in era seduto come un gufo, ecco perché era in alto. Ma perché la vedo troppo aggressiva. E no, quindi io penso al povero Albano. Non è aggressiva per niente, è solo timidezza, e quando sta davanti alla telecamera, sono tanti anni che non appare. Comunque il vero e amore... la timidezza, fammi finire a parlare, perché sennò faccio troppa fatica e sono anche senza voce. E a volte la timidezza di una persona ti rende esuberante, non aggressiva, esuberante. Diciamo che sono sulla difensiva sempre, costantemente. Ma non lo devi essere più, perché ormai, secondo me, vedi. Credo che tu non ti debba la mia destra. Difendere. Comunque io ringrazio il professor Zecchi, in nome dell'amore, questo è il libro. Bello.
sull'amore. Antonio, io grazie. Speravo bella un balletto da dedicare al professor Zecchi. Loredana, anche quella. Lo ripariamo allora. Prossima volta. Sì. Grazie di grazie essere stati qua. Abbiamo parlato d'amore, vediamo questo filmato, l'amore tra Albano e Loredana, la loro prima volta insieme. Signore e signori, Loredana Lecisi. Abbiamo un conto in sospeso io e te. E qual è questo conto sospeso? Appena ci siamo conosciuti mi avevi promesso un'intervista. L'intervista non l'abbiamo mai fatta, abbiamo fatto una figlia. Adesso facciamo anche... ho scelto la strada migliore. Adesso... tu hai... Ma ste cosce le devi proprio far vedere. Hai avvertito. Hai dichiarato in una precedente puntata che la vita ha dato a te più di quanto tu avessi chiesto, nel bene e nel male. Adesso, cosa chiedi alla vita? Io alla vita chiedo sempre e soltanto un sostantivo, vita. E finché c'è, la voglio vivere. Io c'ero. Era a Bari, no? A Bari. Era un programma per Rete 4 a Bari. Eravate gli amici, insomma, del cuore, era bellissima, bellissima quell'edizione. Bello, io chiedo vita finché bella. Che bella, ricordo veramente. Hai di quel periodo? Microfono acceso, sento dei rimbombi, forse qualche ospite. Era sicuramente, insomma, la fase iniziale dove tutto era bellissimo, dove ancora ovviamente non esistevano problemi, era appena nata Jasmine, aveva appena 3 mesi ed era tutto magico. Era veramente un periodo molto molto bello che porterò sempre nel mio cuore con grande affetto. Ma com'è nata la storia con Albano? Tu vi vedevate come era? È nata perché portavamo entrambi, ripeto, lui veniva fuori da una storia molto, insomma, molto, molto forte, quindi lui era veramente in una fase molto triste della sua vita, lui aveva sofferto veramente tanto. E lui mi disse delle frasi molto belle, che chiaramente non dirò mai a nessuno, ma che erano veramente molto emblematiche, molto significative. Lui mi fece capire veramente la sua grande voglia comunque di rinascita che aveva, perché Albano ha una tempra fortissima, no? E quindi non si è lasciato sopraffare dagli eventi che purtroppo in quel periodo erano a lui fortemente negativi e quindi ha in qualche modo reagito. Vedi quel ringraziamento che aveva fatto nel precedente RVM, a me ha commosso, tipo, era la persona che in quel momento mi ha in qualche modo fatta tutto ciò che è rinascita, che è vita nuova. È bella. Ma tu come hai saputo entrare nella maniera giusta nella vita di Albano? Perché quando c'è questa grandissima sofferenza è anche difficile aprire, no? Il cuore, no? Quando soffri così tanto. Evidentemente tu hai trovato il modo per entrare nella sua vita in allegria, come ha detto lui. Io credo. Ma per te è stato difficile? Semplicemente con una sana normalità. Era tutto molto normale, molto bello e ti devo dire, Mara, che fino a quando è stato vissuto da me ed Albano, era la nostra storia, eravamo noi, ci siamo vissuti veramente bene. Poi chiaramente, insomma, le cose si sono un po' complicate, ma è normale che sia così. Ci sono stati momenti anche... Ci sono state sovrapposizioni, insomma, anche impegnative, che sicuramente non hanno agevolato il nostro rapporto, però siamo ancora qui. Come direbbe, posso dire? Vasco. Il tuo? Siamo Vasco. Ancora qui? Come siamo ancora qua? Noi siamo ancora qua! Siamo ancora qua dopo quasi 20 anni io e te, siamo ancora qua dopo oltre 20 anni io e Albano, la vita è bella amandoci. Perché questa è la cosa importante, e avendo rispetto l'uno per l'altro, e forse io non vi ho mai visti così veramente uniti come negli ultimi anni, te lo devo proprio dire, perché parlo con Albano, mi parla di te, mi racconta di te, ti protegge. Tutela. Tu devo dire che sei stata accanto a noi in una pagina molto brutta, insomma, in un passaggio molto brutto della nostra storia. Ricordo molto bene quando ci siamo recate insieme, insomma,
qui a Roma, eravamo qui a Roma in un ospedale sicuramente per una visita non piacevole. Tu e Rita dalla chiesa volevate assolutamente esserci, mi ricordo siete passate a prendermi, siamo andati insieme a trovare Albano che aveva da pochissime ore aveva avuto un infarto. E ma quindi queste sono le cose... Vedi, quelle sono le cose importanti. Importanti della vita sono queste. Io non potrò mai dimenticare quei momenti, quella tua vicinanza, quel tuo amore nei confronti di Albano. Pure è arrivata a Cellino in un altro momento a cercare di unire quello che... E ci sono riuscita, però nei momenti brutti, io ci sono sempre poi, perché io facevo l'opinionista a un'isola dei famosi condotta da Simone Ventura. Che salutiamo. E improvvisamente, tac, arriva questo filmato. Isola dei famosi. Ieri è uscito un settimanale con una notizia di Loredana. E Loredana dice: lascio Albano e vado via da Cellino con i figli. È una bufala o è una verità? Io questo non lo so. Con i giornali ho imparato a distinguere le due dimensioni. Per essere corretti, secondo me avrebbe dovuto aspettare il mio ritorno, perché, ripeto, nella vita tutto può succedere sempre. Di temporali ne sono passati troppi sulle mie spalle e nella mia testa. E vediamo quest'altro tipo di temporale, di che tipo è, che sapore ha e dove si vuole arrivare. Volevo rifarmi una vita e avevo diritto e il dovere soprattutto. Pazienza. Sono forte e dimostrerò ancora una volta che bisogna saper essere forti nella vita. Comunque auguri Loredana se questo è vero. Beh, è chiaro che guardandolo oggi col senno del poi a me dispiace molto. Ti posso fare una confessione che poi è anche molto, molto sincera, forse anche molto stupida, ma tu lo sai che io ero anche molto gelosa di Albano sull'isola. Ti giuro, quella era una reazione, era una scenata di gelosia nei suoi confronti. Questo non l'ho mai confessato, non l'ho mai detto, lo sto dicendo per la prima volta, l'ho confessato ad Albano una sola volta e oggi ho proprio voglia di dirlo, di raccontarlo. Ma è bello questo. Era una mia fragilità. Ero molto gelosa, lui era con donne bellissime sull'isola, ero come convinta dell'idea che in quel momento lui non pensasse a me, io ero a casa con i bimbi piccoli, però mai avvertivo un pensiero, un segnale, qualcosa. E dopo lui mi ha spiegato, ha detto: ma io i miei pensieri li tengo nel mio cuore, voi eravate sempre con me, tu, Bido e Jasmine, eravate con me nell'isola, eravate nel mio cuore. Però questo l'ho capito solo in un secondo momento. Quella è stata soltanto una scenata di gelosia mal gestita da me, di cui, insomma, sicuramente ad oggi, col senno del poi, mai avrei... No, non lo farei. Non lo farei, però non rinnego nemmeno ciò che ho fatto. Ma in quel momento tu stavi avendo un grandissimo successo, perché poi è arrivata anche Striscia. Sì. E allora vediamo Striscia la notizia. Hanno provato giorni e giorni, mattine e sere per offrirvi quello che sarà un nuovo indimenticabile balletto. Accogliamole con un grandissimo applauso. Sono qui con noi le sorelle Leccido. Ecco, grazie. Loredana Leccido! Bella! A me questi ricordi emozionano, bellissima, ho visto anche in ultimo una conduzione di Striscia che B. Salutiamo Antonio fare. Ricci. Salutiamo Antonio Ricci. Ciao Antonio, io ogni tanto mi sento con Antonio. Tu prima hai detto, io rimanevo a casa con i bambini. Sì. E vedere Albano all'isola, in qualche maniera ti sei sentita trascurata,
Ero molto gelosa, sì. Eri molto insicura. Ma insicura e gelosa. Capisce perché una ragazza bella come te, una ma donna io sono bella stata sempre, sempre tanto. Io credo che la gelosia mi abbia veramente impedito tanto, cioè nella mia vita. Ho sempre patito questo sentimento. Adesso non più, perché insomma per problemi anagrafici. Ancora oggi? No, adesso non più. Beh, ma lui adesso è sempre in giro, più. Sì, però forse ho maturato io qualcosa. Però è stato un elemento per me devastante. L'ho sempre patito molto, questo elemento. È l'insicurezza, poi. Quella, sicuramente sì. Quello che dicevo prima. Probabilmente sì. Una grande insicurezza che poi sfocia in una forte. Che cosa gelosia. Ti rende felice oggi, Loredana? Guarda, oggi i miei figli. Oggi i miei figli, oggi la mia serenità, perché poi diciamo che insomma, adesso non per come dire, per citare luoghi comuni, però è tutto così complicato che io cerco di godermi i singoli attimi di felicità, cioè adesso una visione un po' differente, cerco di rubare alla vita degli attimi di felicità che sono molto più semplici da raggiungere, perché tanto la felicità in assoluto per sono me attimi. Questo è il mio punto di vista, per me non esiste la felicità. Puoi raggiungere la serenità, la serenità sì, è una grande sì. conquista, la serenità con dei momenti belli, felici, insomma un po', e in un momento come quello che stiamo attraversando è già tanto, va bene anche. Tu hai deciso di non apparire più, perché io lo so, perché ma perché ti arrivano. Diciamo che non sto vivendo benissimo il mio invecchiamento. Non, sei bellissima. Non amo ovviamente il trascorrere, però poi farò pace anche con quello e andrà bene anche quello, sono sicura e sono certa. L'importante è insomma stare bene, vivere in maniera serena, e su questo ci ho lavorato tanti anni, è e stata con dura. I tuoi figli che con crescono, figli. Perché tu hai Amanda che è grande, no? Sì. Jasmine, Brigitte è la mia prima figlia, Amanda è mia sorella. Ah no, Amanda è mia sorella. Brigitte sì, è tua figlia che quanti anni ha adesso? Brigitte ha 28 anni, quasi 29, sì. Si è laureata, adesso si sposerà ed è una ragazza veramente eccezionale. Ecco, io se dovessi rinascere, rinascerei come lei. È veramente una ragazza assennata, intelligente, serena, ma non perché io sia la mamma, è veramente, anzi... penso che il merito sia stato principalmente insomma della sua nonna materna, della sua nonna paterna, insomma penso oggi anche... è la festa dei nonni, auguri a tutti i nonni, a tutti i nonni. Auguri a tutti noi nonni. Hai e parlato dei tuoi figli, mi ha dato tanto, tante soddisfazioni. E io voglio dedicare proprio questo filmato a te, mamma. Grazie. Benvenuta. Ciao Mara. Come stai, Loredana? Bene, bene. Oggi, fatalità, è la festa della mamma, per cui tu sei una rappresentante di tutte le mamme italiane, perché tu in aspetti... In questo momento penso di rappresentare bene il secondo il ruolo bambino. Della mamma. Terzo bambino, secondo avuto da Albano. Ed io ci sarò, adesso tra 100 anni ancora insieme a voi. Il nasino rosso, la Jasmine. Il nasino rosso, Pat. Ah, non lo vuoi il nasino rosso? Siamo noi. Io vi starò vicino. Io non sono una mamma apprensiva. Io l'ho sempre, insomma, ammesso di non essere la classica mamma. Provo un immenso amore per i miei figli, ma nello stesso tempo non sono la mamma chioccia. Ed io ci sarò e cambierò. Una mamma molto molto apprensiva, però io sono più spirito libero e poi ovviamente abbiamo idee molto differenti. Io vi amerò. Emozionante. Bello. A me basta vedere loro per capire che comunque è stato bello vivere, comunque. Danno più valore alla mia vita, danno un ulteriore valore alla mia vita, sicuramente. Sei commossa, eh? Molto, te ne sei accorta? Sì. Sì. Perché questa sei tu. No?
che ti conosco bene. Che famo? E so quanto hai sofferto e quanto dolore c'è stato, anche ingiusto, posso dirlo proprio pubblicamente. Hai subito delle grandi ingiustizie che non ti meritavi. Loredana, e noi siamo con te, sappilo, perché alla fine hai vinto tu. Su tutto e tutti, ha vinto l'amore tuo e di Albano. E del resto chi se ne frega? Amore? Perché così? Sembra una mangiatrice, guardate, Allora, adesso faccio entrare una nostra amica. Per me è famiglia, per te è famiglia. E non so adesso come devo chiamarla, onorevole, perché... Rita Dalla Chiesa! Ci sarà una storia d'amore ed un mondo migliore. Ci sarà un azzurro più intenso ed un cielo più bello. Onorevole! Vestita di bianco ci sarà anche un modo più umano per dirci ti amo di più. Rita, eccomi. Grazie Rita, grazie di aver accettato l'invito, ma so che comunque da te, Loredana, è famiglia. Ecco, è famiglia. Esatto. Hai visto questo ultimo passaggio di Loredana? No. Lo conosco, io la conosco. La conosci. Loredana, così. Com'è Loredana? Guarda che abbiamo lo stesso, vedi, lo stesso ciondolo, senza sì, è vero, abbiamo il pumo. Il pumo di Puglia. Sì, il pumo di Puglia. E ce l'hanno regalato la stessa sera. Eravamo a cena Otranto, il nostro amico Gianni. Eravamo a cena, passeggiando, e ci hanno regalato questi e oggi senza neanche... Ma è una casualità. Ma sì, pensa. Davvero. Senti, però, al di là di sto ciondolo, che adesso lo aspetto anch'io. Sì, adesso te lo regaliamo. Allora, so che voi vi volete un bene profondo. Tantissimo, proprio tanto, tanto. E i miei figli adorano, veramente per loro è una zia, lo so. Rita. E tu hai visto come si è emozionata Loredana. Sì. Io sono molto felice che tu sia qua oggi, perché credo che sia venuta fuori l'essenza di quello che sei tu, no? Magari che il pubblico non riconosce, la tua dolcezza, la sua fragilità, la tua sensibilità, la tua insicurezza, la tua fragilità. Esatto. È vero, Rita? È così, perché Loredana, io me la ricordo sul... quando ci prendevamo il caffè, no, da lei, potevamo stare 5 ore a parlare intorno a un tavolo, al tavolo della sua cucina. Lei mi preparava il caffettino, come lo chiamava lei, e stavamo lì a chiacchierare per delle ore. Lì veniva fuori tutto. E me la ricordo poi in camera da letto, con i jeans, a piedi nudi, con una t-shirt bianca, che a gambe incrociate ci raccontavamo qualunque cosa. E Loredana... mi ha raccontato tanto di lei, anche senza parlare, ma con gli atteggiamenti, con il rapporto che aveva con i ragazzi. Tu l'hai voluto bene subito, perché l'hai sempre protetta. Guarda, subito no. Inizialmente... Quando tu hai cominciato a conoscerla. Quando io ho cominciato a conoscerla... E lei è difficile da capire all'inizio. Esatto, perché dava quella sensazione, no, così, di donna molto esuberante, molto... Sai, Rita, quando siamo a casa a chiacchierare, a prendere un caffè a Cellino San Marco, spesso, poi nella nostra camera da letto, noi spesso siamo sul lettone insieme a chiacchierare, e lei dice, vedi come sei adesso, tu così dovresti apparire al pubblico, così come sei nella vita vera. Non ti mettere dice, tutti quei vestiti. C'è tutti quei vestiti, quelle cose, eccetera. Dice, tu sei bellissima così. Allora, naturale. Adesso c'è un'altra, anzi due sorprese. Devo mandare la pubblicità? Mandiamo Albano adesso, no? Mandiamo dopo? Ok, pubblicità e poi c'è una piccola sorpresa che ha fatto Albano. E mi innamoro di te.
bentornati con Loredana. Loredana, tu hai portato le foto del cuore, però, sì. Allora, partiamo dalla prima foto del cuore. Prima foto del cuore. Eccola qua. Ecco. Ne abbiamo parlato fino adesso, i tuoi figli. No, queste le no, mie sorelle. No, ma non sono i tuoi figli. Chi le sono? Sorelle. Vedo niente. Grazie, ragazzi, sono accecata. Ah, le loro tue sorelle. Loro adesso come le pazze. Raffaella, perché... ah, ecco, le tue sorelle. No, le mie sorelle. Beh, vabbè, la mia gemella, insomma, è parte di me. L'altra è nata dopo 15 anni, quindi, insomma, è una sorella figlia. E c'è grande amore tra noi, c'è sempre stato, anche con nostro fratello, che invece forse si fa fotografare un po' meno. Siamo quattro fratelli e siamo molto uniti, molto legati. Grazie a Dio ho ricevuto questo dono dalla vita, una famiglia molto, molto, molto unita, molto tradizionale. Molto... Questo ti assomiglia molto, sì, Rita, molto. Perché anche tu hai Perché anche legame. Io ho una famiglia molto unita, granitica proprio. I fratelli sono... Siamo tre, ma... Siamo... Soprattutto in questo ultimo periodo, sì. Con te. Non avessi avuto il loro supporto, guarda, veramente, di Nando e Simona e di Giulia. Seconda foto del cuore. Questo era il periodo particolare a cui facevo cenno prima, dove tu e Rita, mi ricordo ancora quella mattina in cui veniste a prendermi e raggiungemmo, insomma, Albano, che sicuramente... Al Santo Spirito, sì, l'ospedale Santo Spirito di Roma. E quindi, però vedi, quello scatto è molto bello perché, insomma, la paura era finita e quindi racchiude una rinascita, un'emozione nuova. E quindi... No, ma scusami, io me lo ricordo bene quella mattina, cioè noi in camera di Albano, Albano si voleva... Staccare togliere, tutto. Fili staccare e uscire... Albano aveva avuto un infarto al pomeriggio precedente. Nemmeno 24 ore dopo voleva... Lui stava bene, voleva usare il telefonino, si voleva staccare tutto e uscire. Ma poi lui l'ha fatto, perché lui poi il giorno dopo è andato al concerto. Te lo ricordo. Quando, dal Santo Padre. Ma lui è un leone sempre, sempre così. Allora. Sì. Ha una tempra, ha una grande energia, una grande tempra. È un'energia della quale, diciamo, beneficiamo tutti. Io lo dico sempre ad Albano. Albano, tu sei il perno di tutto ciò che ruota intorno a te. Nulla avrebbe ragione di essere, di esistere, se non ci fossi tu. Cioè, senza Albano tutta la sua realtà non avrebbe un senso. Cioè, non esisterebbe. Ma lui non ha mai dei cedimenti? Grazie a Dio no. Grazie a Dio no. Non solo non li ha, però, ripeto, rigenera tutti noi, cioè accade un qualcosa di bello, magari un qualcosa che ci stanca, e allora tutti poi abbiamo il down, no? Il classico down dopo il momento un po' up, magari. In quel down lui riesce, beh, allora cosa si fa? Allora che facciamo? Allora lui riesce ad emanare una grande energia di cui tutti noi beneficiamo, tutti. C'è veramente familiari, amici, tutti. E quindi devo dire, luce, è eccezionale. Albano e luce. Energia pura. Energia. Terza foto. Abbiamo visto come ti sei commossa durante il filmato. Beh, diciamo, questo è il senso della mia vita. Credo che se non ci fosse una continuità della vita avrebbe anche meno senso, no? E quindi la vita ha un valore maggiore proiettandola sulle persone, no? che in qualche modo succederanno a noi, no? Le persone che noi abbiamo creato con amore, che noi abbiamo vissuto, e quindi anche un domani, insomma, la nostra assenza avrà un senso attraverso loro. Senti, parlami di Bido molto riservato. Molto Bido. Riservato, molto riservato, Bido, vero? Bido è una è sicuramente di poche parole, un ragazzo di poche parole, però quel poco che lui dice è molto riservato, molto schivo, però ha, come dire, ha una percezione della realtà molto, molto forte, molto, però molto lui vera. Non vuole apparire. No. Cosa vuole fare da grande, Bido? Lui vorrà... Ma adesso dice di voler gestire, insomma, l'azienda di famiglia, quindi di Albano. E poi chi lo sa, magari nel corso della vita farà... Però adesso sta studiando economia e management. Bravo, a Milano. Bravo. È molto bravo, insomma, e speriamo che prosegua su quella via. E Jasmine, invece? Jasmine studia comunicazione, ama il canto,
ama il canto come il papà e quindi è un'eredità che ha sicuramente ricevuto dal papà. E Rita è la madrina, no? Allora, sì, Rita. Però lì c'è una storia, no? Sì, Rita è la madrina morale. Dovevi essere la madrina, quella morale, quella morale, perché Albano voleva che io facessi la madrina di Jasmine. Soltanto che poi, quando il vescovo di Lecce ha saputo che io ero divorziata, e allora non mi ha dato accesso al sacramento. E quindi poi la madrina però è di come Jasmine, se lo fosse. Però è come se lo fosse. Perché per Jasmine è un punto di riferimento, sì. Rita. E allora chiamiamo Jasmine, vieni amore dalle zie, da mamma e zie. Grazie. Hai seguito tutta l'intervista? Ho seguito di mamma? Tutto e so che piangeva perché in realtà le mancavo, però sono qui. Hai visto come sei commossa quando hai visto i vostri filmati? Adesso ci fai sentire quel pezzo che a me piace tantissimo, però prima c'è che è una nato in questo studio, posso dire? Sì. Quel pezzo molto bello che ha avuto tantissime poi visualizzazioni, eccetera, è nato proprio in questo studio perché lei e Albano, è venuta con Albano. Hanno preparato una cover, i tuoi autori gliel'avevano chiesta, l'hanno preparata. È piaciuta talmente tanto ai discografici che gli hanno chiesto di inciderla insieme a un rapper che è stato il grande Clementino. Ed è stato un gran successo. E quindi grazie. Sei soddisfatta, Jasmine? Tantissimo. Sono onorata di aver potuto fare un featuring con Albano, non papà ma Albano cantante, e Clementino che per me è un grande, io lo adoro. Mi è caduta la spalina, ok. Ma carina. Allora abbiamo un videomessaggio, cioè ci ha mandato che ci ha mandato Albano? Stava a un concerto in piazza, insomma l'abbiamo tormentato ieri, ti devo dire la verità. Ho detto guarda, mi devi mandare qualcosa per Loredana e lui ha mandato questo. Grazie Albano. Cara Mara, sono a Priolo e questa è la testimonianza. E da Priolo voglio dirti che hai fatto bene a invitare mia figlia, hai fatto bene pure a invitare Loredana, che è la prima volta che esce da casa, non so come mai ha deciso di fare questo, hai fatto bene. Allora, e per la prima volta io mi trasformo in un cartone animato e devo dire che è simpatica. Ne approfitto anche per ringraziare Clementino che ha partecipato a questa meravigliosa avventura canora e sempre dal comune di Priolo, grazie di tutto, ciao Mara, ciao! Un saluto a tutto Priolo, salutiamo tutti gli amici, hai visto quanta gente, Albano ha detto finalmente è uscita di casa, ma hai sentito Rita volevi cosa ha detto Albano? Infatti... Non so come hai fatto a portarla fuori di casa. Nemmeno io lo so, è vero. È vero, Rita lo sa molto bene. È difficilissimo. Ma perché questa chiusura totale? Ma è un periodo insomma in cui ho fatto questa scelta di vita e non lo so, però posso dire, voglio grazie perché sono super felice di essere qui, sono super felice di essere con le mie amiche ed è un'energia veramente bella, positiva, per la quale ti ringrazio. Io spero che... E benaugurante. Che questa uscita tua, che questa intervista nostra, che questa chiacchierata con le persone che ti vogliono bene veramente, ti possa far bene. Non ti chiudere, Loredana, non ti chiudere. Tu sei troppo vitale. Cerca di reagire nel modo come sai fare tu e come hai sempre fatto. Questa bella energia mi servirà. Ecco, sono sicura. Dai, nessuno mai, Jasmine con Albano e pure le ballerine. Non ci siamo fatti mancare niente oggi, a Domenica Indie. Nessuno, ti giuro, nessuno.
ci dà sempre vivrà. Fatto incontrare con i miei limiti, guarda che lividi, sento sti brividi e meno male. Le nostre mani che strette si allacciano, guardo i gabbiani lontano che scappano, il vento accarezza la faccia, io rapido vago nel panico del mio fare. Parte lo show come nel sud, Napoli ancora, coppa sto groove, sento le voci delle signore sul balcone gridare il tuo nome, perché nessuno, ti giuro nessuno, può separare le nostre cose, come l'amore tra il mare e il sole, come le nostre parole. Brava, brava Loredana, abbiamo finito, Rita. Bene, abbiamo finito. È stato bellissimo così. Grazie. Ci vediamo presto noi. Eh? Aspetta che presento la prossima ospite. Okay. Intanto grazie davvero Loredana per aver accettato questo invito. Grazie a te. E allora in questi giorni si parla moltissimo di Asia Argento. Noi adesso mandiamo un filmato, un omaggio alla carriera di Asia e poi ci sarà una lunga chiacchierata anche con Asia Argento. Grazie a Rita Dalla Chiesa, grazie a Loredana Necciso, grazie. Grazie, state un po' insieme, dai. Sì.